Sono Manfredi Mercadante, sono candidato all'Assemblea Regionale Siciliana e il 25 settembre saremo chiamati a rinnovare l'Assemblea Regionale Siciliana. Sono anche un emigrato che a 18 anni ha lasciato la Sicilia per andare a studiare prima a Bologna, poi per lavoro a Roma e poi all'estero, addirittura in Sudafrica. Nel 2021 sono rientrato e ho creato We Start. We Start non è soltanto noi iniziamo, ma è We Sicilian Talent and Real Transformation, la rivoluzione dei talenti siciliani. Questo è il nostro obiettivo e gli obiettivi della nostra associazione, valorizzare i lavoratori e i professionisti siciliani per inserirli in un contesto economico e inserirli nelle aziende siciliane, nonché inserirli nelle aziende che vogliono venire a investire in Sicilia. L'economia siciliana, così come anche il tessuto economico e sociale siciliano, dovranno vertere su tre cluster fondamentali: finanza, innovazione tecnologica e sociale e internazionalizzazione. Questi tre pilastri saranno connessi con i settori trainanti dell'economia: agricoltura, turismo, artigianato, energia e ambiente, sanità e disabilità, terzo settore, lavoro e formazione. Sono tutti settori dove finanza, innovazione e internazionalizzazione potranno giocare un ruolo fondamentale. Mi definisco un moderato e liberale, né di destra né di sinistra, ma di centro, con l'unico obiettivo di aiutare il prossimo e con l'unico obiettivo di generare in Sicilia un contesto economico e sociale nuovo, bello e determinato. Per questo ho deciso Gaetano Armao, per questo ho deciso il Terzo Polo, perché è in linea con le politiche nazionali. Calenda e Renzi hanno scelto Gaetano Armao. Calenda e Renzi sono due leader nazionali e hanno scelto un altro leader regionale siciliano, Gaetano Armao. Perché Manfredi Mercadante? Perché abbiamo le idee chiare. Abbiamo deciso di scendere in campo perché conosciamo già il tessuto economico-sociale, conosciamo i territori, conosciamo le piccole realtà interne alla Sicilia, conosciamo le coste, le città metropolitane, conosciamo le questioni e le problematiche, ma anche le opportunità. Ed è questo che, mettendo a sistema tutti, risorse umane, risorse economiche, è un sistema di programmazione di medio-lungo termine, in cui nei prossimi 5 anni, 2 saranno le azioni fondamentali di politica regionale. La prima, far rimanere i giovani in Sicilia, farli vivere qui in maniera decorosa e dignitosa, nel lavoro e nella loro società. Secondo, ricreare con impatto l'economia siciliana, perché le imprese possano continuare a lavorare in Sicilia e fare in modo che i giovani possano inserirsi nelle loro aziende. E questo è il motivo della nostra candidatura, e questo è il motivo per cui chiediamo il vostro supporto, affinché il professor Armao possa diventare presidente della Regione Siciliana e Manfredi Mercadante componente dell'Assemblea Regionale Siciliana.